Pensavi che solo le auto europee avessero dei problemi o dei difetti di progettazione o fabbricazione e le giapponesi fossero auto perfette? Non è proprio così, mi dispiace smentirti, però non è proprio così. Anche loro fanno i loro sbagli, specialmente quando prendono in prestito dei motori da case europee, come nel caso che vedremo subito di Mazda, che ha preso in prestito un motore da Ford e questo motore in questione è stato sviluppato in collaborazione con il gruppo PSA, motore che poi ha montato Mazda sulla sua Mazda 3, ed è la stessa motorizzazione che troviamo anche su Ford Focus dal 2005 fino al 2010. Il motore in questione è l'1.6 TDCi da 109 cavalli. Come motorizzazione non è proprio un disastro, però ha una particolarità nel filtro antiparticolato che lo fa tappare in modo prematuro, specialmente se usato in modo non corretto, quindi un po' troppo nell'uso cittadino, cosa che sì, fanno tutti i filtri antiparticolato, però questo sembra essere un po' più sensibile a questo tipo di utilizzo. Si tappa il filtro, quindi hai una grande spesa di ripristino se non riesci a farlo da qualche meccanico, insomma, che ti dà una mano a ripulirlo e se lo devi sostituire. Per lo più tappandosi questo crea pressione nella turbina perché i gas di scarico non riescono a farsi strada verso la marmitta, il silenziatore eccetera per uscire fuori dal motore, e con questa pressione aggiuntiva ti salta via anche la turbina, in poche parole. Quindi se non cambi in tempo il filtro antiparticolato, che è una grossa spesa e comunque una noia non da poco, quando succede ti si rompe pure la turbina. Piccola interruzione di 2 secondi, ti ricordo giusto di iscriverti al canale se non lo hai ancora fatto per non perderti altri video come questo e anche diversi. Ti chiedo anche di lasciare un like perché è l'unico vero modo che hai per supportarmi. L'iscrizione ed il like sono le due cose che ci aiutano a crescere questa community di appassionati di auto, e più avanti mi permetterà sicuramente anche di portarvi recensioni e prove di auto vere, proprio toccandole con mano, facendovi vedere sensazioni alla guida, parti di motore eccetera. Torniamo al video. Sono motori anche piuttosto rumorosi e per le giapponesi in generale è meglio scegliere motorizzazioni a benzina, perché è lì dove loro sono specializzati, sono bravi a farlo, lo fanno da tanto e sono più affidabili. Come Toyota, che fa l'ibrido se non erro dal 1993, certo non è l'ibrido di oggi, però se uno ha iniziato così tanti anni fa ha fatto tanta esperienza durante il viaggio. E questo lo si vede dai clienti contenti, dal fatto che è la prima casa automobilistica al mondo, dalla sua garanzia, dalla sua affidabilità eccetera. Quindi giapponesi, motori a benzina, ma non tutti e non tutte le auto. Per esempio Mazda 6 ha avuto problematiche grossi e enorme di ruggine dall'anno 2000 al 2007. Va bene che ormai è un'auto che ha sì la sua età, però queste problematiche capitavano anche prima di questo video, prima del 2024, quindi già dopo una decina di anni, che possono sembrare tanti per qualcuno e pochi per altri, è comunque un'età dove comunque la macchina non ti dovrebbe cadere a pezzi. Si trovano online un sacco di fotografie dove fanno vedere proprio come si mangia proprio il telaio dalla macchina con la ruggine, ed è un problema che può essere grave perché la macchina perde la sua struttura ed in caso di incidente può essere mortale. Cioè non è cosa dove possiamo scherzarci sopra, oppure non so, ti si arrugginisce il ponte posteriore o anteriore, ti si spezza proprio la parte che tiene su la ruota e te vai a frenare, si spezza praticamente e perdi la ruota in giro, e se sei in autostrada che vai a 130 è pericoloso sia per te che per gli altri. Quindi nel caso voi abbiate una Mazda 6 che va dal 2000 al 2007 o state pensando di comprare un'auto utilitaria a basso prezzo e state andando a vedere un'auto del genere, date mi raccomando un'occhiata sotto per vedere se è o meno affetta da ruggine e di che grado di ruggine è affetta, perché probabilmente lo sarà. Da quello che ho letto e si dice in giro, questo è un problema derivato dal tipo di metallo che è stato utilizzato all'epoca. A quanto pare di scarsa qualità, o comunque se è stata una lavorazione non idonea o un trattamento non idoneo per quanto riguarda la corrosione, i risultati sono questi. Un'altra motorizzazione molto problematica di una giapponese è quella di Subaru, il 2.0 Boxster Diesel. Questo motore in particolare ha un difetto enorme che vi fa lasciare piedi e dovete riaprire il motore per ricostruirlo da zero, perché c'è un difetto di progettazione nell'albero motore dove questo si rompe molto spesso fra il terzo e il quarto pistone, risultando proprio nella rottura a metà dell'albero motore.
Il problema si è presentato prevalentemente su veicoli che vanno dal 2007 al 2011 circa. Quindi se siete fuori da queste annate, in teoria non dovrebbe esserci nessun problema perché questo componente è stato aggiornato. Tuttavia si possono riscontrare spesso problemi di usura anticipata di volano e frizione, quindi consumo prematuro. Qualche problema di iniezione è consumo eccessivo d'olio legato agli iniettori, quindi non è legato al motore. Una volta risolto il problema degli iniezione si risolve anche il problema del consumo eccessivo d'olio. Quindi se vi capita che notate un consumo d'olio in una Subaru con un Boxster diesel, probabilmente sono gli iniettori. Anche la cinghia di distribuzione è un po' fragile, può risultare in una rottura anticipata prima di quello che si dovrebbe rompere in teoria. Quindi morale della favola: se vuoi una Subaru, comprala a benzina, almeno di quei anni. Le nuove il discorso è un pochino più diverso, c'è qualche problemino ma sono piuttosto facili da risolvere. La prima posizione invece per inaffidabilità delle giapponesi se la becca sempre Mazda, e alla fine ci sta perché è una casa automobilistica che vuole sempre innovare, portare tecnologie diverse all'avanguardia e punta molto in alto, quindi le si deve concedere merito per questo. È una casa automobilistica che ad oggi offre ancora motorizzazioni vere su auto normali. Tralasciando questa, sto parlando ovviamente della Mazda RX-8 con il motore Renesis rotativo. È un'auto molto amata dagli appassionati, però purtroppo non è un'auto che ti puoi comprare e godere. È un'auto che ti compri, ci devi stare dietro tantissimo, li devi fare il motore, non puoi chilometrarla troppo perché già attorno a 50.000 km li devi rifare il motore. È un motore inefficiente, un motore che consuma tanto, ma è un motore molto potente e divertente da guidare, abbinato ad una macchina con una linea che è ancora attuale oggi e sportiva. Quindi è molto interessante dal punto di vista ingegneristico, però se sei magari alle prime armi e ti devi comprare un'auto sportiva, vedi queste Mazda RX-8 super brillanti, belle, sportive, a prezzo basso, e perché sì, non è un'auto per tutti, è un'auto da avere in garage, usarla ogni tanto, starci dietro, fare dei lavori. È più di un'auto giocattolo, è quasi un'auto da collezione, e questo è dovuto alla fragilità del suo motore. La prendi, non la puoi usare più di tanto. Come hai visto, anche le giapponesi non sono perfette, certo, rispetto alle europee hanno molte meno problematiche, e le problematiche principali sono comunque su motorizzazioni diesel. Per esempio, per dirvene un'altra, anche Toyota con il Proace con la motorizzazione a diesel è piuttosto problematica e ti dà tanti mal di testa, tanti grattacapo. Non detta da me, detta da un capo officina Toyota. Quindi la morale di questo video è: quando comprate giapponesi, coreane, comunque auto di derivazione asiatica, è bene comprarle con motorizzazioni a benzina o ibride. Fammi sapere qui sotto nei commenti se eri a conoscenza di queste problematiche, cosa ne pensi a riguardo. Lascia un like, iscriviti al canale ed attiva la campanellina delle notifiche. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!